Sapete ragazzi, ci sono, no, quelle persone che stimi a priori, no? Possono essere di destra o di sinistra, interista o juventina, del nord o del sud, non ti interessa, tu le stimi a priori, come persona proprio. Poi però dicono una cosa, una sola cosa, e tutta quella stima viene a cadere. E adesso vi racconto perché. Ragazzi, mi mancano davvero poche decine di iscrizioni. Mi fate andare a coricare stasera con 1.000 iscritti. Grazie. Allora, sento la conferenza stampa di Pioli, no? Proprio si vede una persona che deve mascherare i suoi fallimenti attaccando qualcun altro. Aspettate, qualcun altro che gli aveva fatto pure i complimenti, perché comunque, ehi ragazzi, parliamoci chiaro, Pioli con la squadra che aveva, secondo me, ha fatto non il massimo, di più, perché io non ho mai considerato il Milan, cioè, non forte, il Milan è fortissimo, c'ha alcuni giocatori che a me piacciono proprio, con tutto che io odio Theo Hernandez, però per me Theo Hernandez è una potenza sulla fascia. E Loftus-Cheek a me piace un casino. Leao quando è in giornata spacca le partite. E però poi ricordiamoci anche che Pioli gioca con Calabria a destra e ripeto per l'ennesima volta, Calabria a Lecce farebbe la panchina a Gendré. Però quella è la cioè, quella è la rosa. Non è che puoi dire qualcosa a Pioli, al massimo te la prendi con la società, che è un po' tirchia e i soldi non li caccia, ma non tirchia, è che la società del Milan ci vuole guadagnare con la squadra, di certo non gli interessa lo scudetto, basta ricordarsi le parole, no? Che disse Cardinale qualche mese fa, è meglio che vinca un anno una squadra, un anno un'altra squadra, cioè ma di che cosa stai parlando? Cioè, è logico che poi un tifoso se ne va di testa, no? Però quando il giornalista gli ha chiesto i complimenti di Inzaghi, che gli ha fatto Inzaghi, lui ha risposto: sì, fanno piacere, però è molto più facile fare i complimenti da vincitore che riceverli da perdente. Beh, fermiamoci un attimo, che risposta è? Cioè, invece di dire no, grazie, anzi, complimenti a Inzaghi per come ha fatto giocare l'Inter, per la vittoria schiacciante, no? Grazie alla sua mano l'Inter ha compiuto in maniera facile, proprio facile. Sembrava una squadra di Serie A che giocava contro squadre giovanili, no? Perché vedevi proprio quella differenza di qualità quando giocavi con l'Inter. Dille, no, queste cose. Dille, ti rendi una persona migliore. E invece no, ha voluto rispondere così, ma poi è andato avanti dicendo quanti punti ha fatto l'anno scorso il Napoli e quanti punti di differenza ci sono stati con l'Inter. Ma che c'entra con la domanda che ti ha fatto? Scusami, cioè, nel senso, a me, vabbè, e col Milan invece quanti punti di differenza ci sono stati? Cioè, nel senso, è andato proprio, no, fuori tema, prima cosa, ma poi ha fatto una brutta figura davvero, e ha rincarato la dose. L'Inter è la squadra più forte da 4 anni, ma ha vinto solo 2 scudetti. L'Inter, prima di tutto, no, si contraddice. Prima parlando del Napoli e poi dicendo che l'Inter l'anno scorso ha fatto una Champions League da Dio, da Dio, e ha rischiato anche di vincerla. E ricordiamoci sempre che se Lukaku non si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, il colpo di testa di Bastoni va in gol. Ma tu te ne esci con queste cose? Perché il giornalista ti ha chiesto se ti fanno piacere, se gli facessero piacere i complimenti di Inzaghi? No, ragazzi, mi è scaduto davvero, mi è scaduto. Lo stimavo come persona, non come allenatore perché ha un gioco molto poco equilibrato, però come persona lo stimavo. Mi è scaduto in 2 minuti di conferenza stampa, mi è scaduto come persona. Avete ridotto male anche una persona per bene come Pioli, gli avete distrutto davvero l'autostima. Comunque, io questo è più un complimento all'Inter che diciamo un'offesa a Pioli, però.
Pioli ieri ha esagerato e ha detto qualcosa che non doveva dire, ma secondo me quando si risentirà capirà quello che è riuscito a dire. Ciao.